L'Agostina Amalfitana e l'Università di Salerno diventano partner. L'accordo è stato formalizzato con una cerimonia pubblica di presentazione sulla terrazza dell'ospedale Costa d'Amalfi. All'incontro erano presenti il rettore Aurelio Tommasetti, il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, Vincenzo Guigiani, l'assessore provinciale alla cultura Matteo Bottone e i sindaci di Maiori, Minori e Ravello, rispettivamente Antonio Della Pietra, Andrea Reale e Paolo Wilmeyer. Della Pietra, in qualità di presidente della conferenza dei sindaci Tommasetti, hanno firmato l'accordo che instaurerà la collaborazione fra l'Ateneo e la Divina. Ascoltiamoli. Credo che oggi si sta per scrivere nei prossimi mesi una pagina per noi fondamentale, quella dell'integrazione tra l'azienda ospedaliera e la componente universitaria, che è fondamentale per noi come università per chiudere il cerchio, perché non ci può essere ricerca e didattica in medicina se non attraverso una compiuta assistenza sanitaria. È fondamentale per l'ospedale perché ovviamente ha avuto e potrà avere dei riconoscimenti a partire, diciamo, dalla possibilità di poter avere tanti giovani che frequenteranno frequentano le strutture ospedaliere. È importantissimo per il territorio perché fa fare sicuramente un salto di qualità rispetto all'assistenza sanitaria. Noi crediamo in questi anni di aver fatto la nostra parte come università. Silenziosamente siamo partiti 8 anni fa con questo progetto della facoltà di medicina, abbiamo raggiunto traguardi alcuni anni fa impensabili, se è vero come è vero che la facoltà è la prima in Italia per dati alma laurea, per durata media del corso di studi e per grado di occupazione dei nostri studenti. E oggi con l'atto aziendale e con il riconoscimento poi delle scuole di specializzazione che arriveranno tra poche ore a Salerno per la prima volta, credo che abbiamo fatto un lavoro tra Salerno, Roma e poi ci aspettiamo anche in Regione Campania adeguato realmente per avere un vero salto di qualità della medicina qui a Salerno. Un'interlocuzione con il direttore generale, con l'università, che ormai è diventata prassi. Per quanto riguarda Castiglione, chiediamo che Castiglione diventi un centro di attrazione mondiale e che il più grosso, l'ospedale Ruggi d'Aragone, che è la più grande azienda del mezzogiorno d'Italia, abbia in Castiglione di Ravello il punto di eccellenza sia come rappresentanza ma anche come punto di eccellenza per la promozione della sanità in provincia di Salerno e quindi praticamente una punta di eccellenza che a partire da Castiglione possa espandersi in tutta la provincia di Salerno e in tutta la regione Campania.